Wingman. Wonder Woman! Bentrovati cari amici di Globus Television per questa nuova puntata di Wonder Woman. Qui con me la mia compagna di viaggio, sono contenta. Buonasera. Buonasera a te, Onia. Oggi è una puntata legata alla terra, agli animali, alle belle canzoni, alla testa, al modo di essere. Insomma, una puntata esplosiva come al solito. Tu sei pronta? Abbiamo un bel po' di ospiti. E sì. Che ospiti? Noi siamo Wonder e siamo Women, quindi chiaramente abbiamo una rosa di ospiti meravigliose. Ora ve le presentiamo immediatamente. Qui in studio con noi ci abbiamo Emilia Mignemi, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Direttamente da Boston a Catania abbiamo Sissi Castro Giovanni, grazie Sissi di essere qui con noi. Grazie a voi. Poi abbiamo la nostra Chiara Vergani. Chiara! Non ti sentiamo, Chiara, l'audio. L'audio. Ora ci sei, eccola. Ecco. Benissimo, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, è un onore. E poi c'è il nostro prezzemolino biondino, ultimamente è stato ribattezzato così. Biondino, sì. Ecco, Enzo Stroscio, grazie di essere qui con noi, Enzo. Una bella trasmissione, con molti ospiti interessanti. Complimenti. L'ho detto anche l'altra volta, quindi va bene. Okay. Complimenti a lei e famiglia. Complimenti per la trasmissione. Sì. Bene, benissimo. Ecco, mi sembra anche giusto così. Iniziamo subito con i nostri ospiti. C'è un'assenza. Sì, sì, ma... Vabbè, diciamo adesso... in corso d'opera, appena recuperiamo infatti, la linea. Non ti preoccupare, in corso d'opera ci sarà anche un'altra ospite. Tu stai sereno, keep calm. Perché c'è la neve là, certo. Sono le piste da sci. Là, ad Innsbruck. Diciamo che abbiamo un collegamento da Innsbruck con Sandra Velasquez, che sicuramente ha avuto un problema tecnico. Appena riusciamo a recuperare la presenteremo e gli faremo le nostre brave domandine, come dico io. Iniziamo subito con la nostra Emilia. Secondo libro, Il diario di Turi. Come nasce questa tua idea di scrivere il diario su Turi? Turi è il suo cane meraviglioso, diciamo anche. Sì, Turi è il mio bulldog francese che ha 9 anni. Noi viviamo in simbiosi e quindi vivendo in simbiosi passiamo moltissimo tempo insieme ed ecco che da lì nascono queste storie, dei dialoghi sono. Tra l'altro a me piace scriverli in siciliano, quindi io guardo un suo atteggiamento, una posa, scatto una foto e da lì iniziamo questa storia e cominciamo a dialogare. È iniziata questa cosa un paio d'anni fa, poi quest'anno a novembre ho deciso di fare il primo diario, di raccogliere le prime storie e ho detto, beh, facciamo qualcosa di diverso e facciamo qualcosa di utile anche soprattutto e ho deciso di idearlo per darlo in beneficenza, cioè tutto il ricavato del libro va in beneficenza. E così è stato, abbiamo fatto a Natale il primo diario, è andato bene, la gente l'ha comprato con piacere, gli sponsor mi hanno aiutato a pubblicarlo e tutto il devoluto è andato, tutto l'incasso è andato devoluto all'Oasi dei Bimbi Pelosi di Augusta. Adesso ho detto, beh, facciamone un altro. È arrivato il momento di farne un altro. Ecco. Avevo scritto altre storie diverse dalle prime e quindi è nato il numero 2, che ha lo stesso format del primo, sempre andrà in beneficenza, però questa volta andrà in beneficenza a Paolo Pirré, che è un ragazzo catanese che è nato a Librino, che ha proprio un amore smodato verso gli animali, se ne prende cura lui personalmente con l'aiuto di chi vuole aiutarlo e da lì, insomma, conoscendolo, vedendo anche la persona, ho detto vabbè, facciamolo. E così è nato il secondo diario che dovrebbe essere già disponibile da lunedì mattina. Hai capito l'amore per gli animali che ma fa? Dove lo possiamo trovare? Allora, il diario, una volta che è uscito in pubblicazione, sarà disponibile. A parte potranno chiederlo a me tramite i social o chi mi conosce tramite il mio contatto telefonico. E poi lo metteremo in vendita ad Animal Breeding, che è in via Oberdan, che è proprio un negozio di bito per gli animali. E un altro negozio molto carino, che è la Cucina dei Cani.
che è un negozio proprio che si occupa di cucina proprio per i cani, tutta l'alimentazione casalinga per i cani, che invece è in via Umberto 336 e 338. E poi, insomma, anche io avrò il piacere di consegnarlo, così come è stato per il primo, insomma, non è difficile trovarmi, sono facilmente raggiungibile. Tra l'altro, importante perché, dico, Turi è un cane fortunato, sicuramente. Molto. E come lui ce ne sono tanti. Però purtroppo ce ne sono molti invece che sono sfortunati perché magari non hanno una casa, non hanno affetto, non hanno cibo. Ce ne sono. Quindi magari moltissimi. Questo, cioè al di là del fatto che comunque è un diario carino, di dialoghi anche simpatici, no? Quindi è anche piacevole da leggere, però ha uno scopo ben preciso, una buona causa. Poi vediamo, ci rendiamo conto che gli animali, per carità, sono anche difficili a volte da gestire, non sempre si hanno le possibilità di farlo. Certo. In quest'ultimo periodo si vedono tanti abbandoni di animali proprio per una serie di problemi economici che a volte si hanno all'interno certo. delle famiglie, e quindi si cerca di togliere il superfluo. A volte un animale può essere visto come un superfluo, anche se non dovrebbe essere così, però non mi sento neanche di condannare. Però abbiamo visto anche in Ucraina come le persone si sono portate dietro i loro animali, quindi dovremmo prendere esempio da loro che diventano parte della famiglia. Sono d'accordo, perché chi ha una responsabilità, sì. esattamente come un figlio, chiaramente, fa parte della famiglia, né più né manco meno. Sono dei figli che non crescono mai. Sono d'accordo con te. Ed ecco da Innsbruck la nostra Sandra Velasquez. Sandra, grazie di essere qui con noi. Devi alzare il volume, Sandra, alza il volume. Alzato al massimo. Perfetto, benissimo. Sandra, ascoltami, io sono rimasta colpita, tu sei una psicologa che ti occupi di una cosa bellissima che è la mindfulness. Ci vuoi spiegare che cos'è? Concetto che è stato fatto molto conosciuto dal 1979 da John Kabat-Zinn. Sì. Aveva già la pratica della meditazione, che è una pratica antichissima dell'Asia, ma lui in certo senso lo ha laicizzato, diciamo che lo ha fatto raggiungibile per tutti. E il cuore della mindfulness è essere presente, dirigere l'attenzione a stati, a emozioni, sentimenti fisici, a pensieri, momento a momento, di forma consapevole e non giudicante. Cosa vuol dire? Qui e adesso il respiro è molto centrale. Respiri, questo è il tuo respiro, che questo è un'ancora all'unico che noi abbiamo. Noi abbiamo solo attività, tutto, non c'è. Solo quello di vivo. Stato è finito. Allora, l'unica cosa che abbiamo è adesso. E adesso uno presta attenzione a quello che sto pensando, a quello che sto sentendo, senza avere l'intenzione di cambiare qualcosa. Tu farai un convegno qui a Catania, mi sembra in provincia di Catania, che si chiama Mindfulness Compassionevole. Perché compassionevole? Molto importante, perché gli studi hanno detto che una cosa è prendere questa ancora del momento presente, ma per esempio con le persone che sono traumatizzate, immagina entrare a un corpo traumatizzato che già si sente senza sicurezza, già si sente minacciato, e ancora fare salire la tensione a questo punto. Sarebbe peggiorare, no? Invece, quando noi iniziamo un'attitudine compassionevole, cosa vuol dire? Già è la mano. Ma se tu ti colleghi nella tua sofferenza, con tutta la umanità e dire, questo è parte di essere umano. Dimmi, e io non sono sola. Questo lo condivido con la nostra. E così, se vediamo la nostra sofferenza, la nostra allegria, la nostra preoccupazione, se sappiamo che siamo in un collettivo umano.
Sandra, ti blocco un attimo perché abbiamo problemi, ti sentiamo pianissimo, quindi o alzi il volume, che ho capito che è al massimo, oppure ti metti delle cuffiette, perché sennò non riesco neanche... Ma mi senti adesso meglio? Sono... No, con le forse con le cuffiette è meglio. Degli auricolari, qualcosa? Ok, va bene, noi andiamo avanti, nel frattempo noi andiamo avanti, un attimo solamente. Sì, invece tu da Boston a Catania, perché chiaramente la tua storia con furore, sempre. Sono rimasta colpita, perché tu stavi facendo qualcos'altro nella tua vita, e che cosa, cioè, cosa è successo? Un uragano, cosa è successo? Questo tanti anni fa, dici? Sì. Che è successo? Stavo studiando genetica e biologia. Quindi esattamente quello che stai facendo adesso. Cioè, esatto, li ho messi insieme, dice di solito. No, era una cosa che mi appassionava, mi appassiona tuttora. Però nel frattempo studiavo musica e a un certo punto ho detto: aspetta, non voglio fare musica nel tempo libero e biologia come full time, ma esattamente il contrario. E appena ho capito quella cosa. Il passo successivo è mamma, papà, cioè praticamente sei arrivata a casa e dici: scusate, sto andando a Boston, ciao, cioè come è successo? No, peggio, ah, ecco. È stato mamma, papà, ho deciso che farò musica, e lì c'è stato uno svenimento, ecco, con loro. Dice: ma l'ultimo anno, laureati. Ho detto: no, perché perdo altro tempo, invece mi devo sbrigare qua. Ma cosa farai? Non lo so ancora, ma so che farò musica. Ancora non c'era Boston e Berkeley nel mezzo. No. Non era ancora non ne sapevo niente. Poi da lì... Perché tu poi sei partita in Umbria, no? Sì, da lì lo step successivo è stato Umbria Jazz. A Umbria ho vinto un premio, con questo premio sono andata in Germania, ho fatto l'audizione e lì ho vinto la borsa di studio. Ecco, la borsa di studio... Voglio dire, è una poi delle scuole più rinomate di musica, sì, no? Per cui, insomma... Cioè, voglio dire, non è che è stato bello, una bella spinta. Certo. E da lì mamma e papà forse hanno cambiato idea un po'? Ma in realtà mamma e papà hanno cambiato idea sul momento. Mi conoscono talmente bene da sapere che se io decido una cosa non c'è proprio nulla da fare. Quindi ti prego, vabbè, ok. E quindi no, mi hanno sempre sostenuta dal primo momento. E adesso va benissimo perché tu stai aspettando, cioè cioè, ci sono state delle nomination e delle evoluzioni al Grammy che no? quasi no, delle candidature lì, che cosa? Sì, ecco, allora da lì intanto dopo qualche anno mi sono laureata, poi ho iniziato insomma la mia carriera lì a Boston, oggi sono anche docente allo stesso Berklee College e con Terra, che è questo brano, questo album. C'è anche il brano però. Ecco. Con questo album sono arrivata al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award. E quindi guardate che cosa meravigliosa. Che è l'Oscar della musica, lo so. Diciamo. Guardate che però ballottaggio, quindi non mi date nomination che non c'ho. Innanzitutto... Mica cotiche, voglio dire. Innanzitutto sei arrivata a qualcosa di meraviglioso, sei una siciliana, sei una catanese, cioè che cosa vuoi di più? Sei un faro, una luce. Ma siamo di più. Ma scusa, ma non so se mi spiego. Sandra, sei riuscita a risolvere il problema? Mi sono... Ora sì, ci siamo. Parla. Però ti sento nuovamente bassa, poco fa ti sentivo perfettamente. Io non capisco, però mi sono messa... Ecco, sì. L'ho capito, però non riusciamo a sentire noi. Non sentiamo. E vabbè. Vedremo un poco nel corso della trasmissione di riuscire a conversare pure con Sandra. Chiara, ci siamo viste noi un mese fa circa. Certo. E adesso nuovamente, quali sono le novità che ci porti? Sì, facciamo la prova della voce, mi sentite benissimo. Bene? Benissimo. Allora, ho pubblicato due libri. Quasi contemporaneamente, Libere dall'inferno e Bipolari in bilico,
hanno attinenza l'uno con l'altro? Beh, intanto marzo è un po' il mese dedicato alla donna, perché l'8 marzo c'è stata la giornata, io amo chiamarla dei diritti, la giornata internazionale dei diritti della donna. E quindi ho fatto uscire il libro proprio in quei giorni, Libere dall'inferno, testimonianze, percorsi, linguaggi e orizzonti per contrastare la violenza contro le donne. È uno edizioni, edizione siciliana. Ecco, e ci tengo a dirlo perché è un editore con cui ho una collaborazione da tempo. E questo libro, diciamo che l'ho dedicato in parte alle ragazze molto giovani, fra i 14 e i 19 anni, che quando svolgo le conferenze nelle scuole mi chiedono sempre quali sono i campanelli d'allarme per capire se un ragazzo è bravo, se potrebbe un domani usare violenza contro di noi, come possiamo fare? Allora io ho risposto con questo libro che ho suddiviso in tre parti. Nella prima parte approfondisco tutta la tematica degli amori malati, del narcisismo patologico e anche proprio dei campanelli d'allarme, l'identikit un po' sia della vittima che del manipolatore, e affronto il tema dei vari tipi di violenza e intervisto anche una psicoterapeuta e uno psichiatra infantile per avere un loro parere. Nella parte centrale, la seconda parte del libro invece, vado a parlare con le donne. Riporto le testimonianze di donne che hanno subito violenza, violenza sia fisica che sessuale. Ci sono proprio delle testimonianze inedite che una di queste, per esempio, sono stata invitata a presentarla presso l'Università di Perugia, alla Facoltà di Scienze della Formazione, direttamente con la vittima sotto protezione. E per quanto riguarda invece la terza parte, ho operato una ricerca a livello internazionale su quali siano le progettualità nel mondo, ma anche a che livello sia la violenza contro le donne in ogni stato del mondo. Ho visto i vari dati, ho tradotto indagini e ricerche. E per quanto riguarda l'Italia, ho riportato il lavoro di alcune associazioni, il lavoro di tutte è pregevole, tutte non potevo inserirle nel libro, alcune anche siciliane, e il lavoro, le realtà progettuali, i percorsi che vengono svolti all'interno di alcuni istituti scolastici, tra cui anche uno della Sicilia. Ho tentato quindi di dare varie piste di indagine e il problema della violenza contro le donne, della violenza di genere, sappiamo quanto sia complesso e penso che necessiti proprio di una formazione di base per gli insegnanti e poi di percorsi molto strutturati già a partire dalla scuola primaria per operare una prevenzione. Quello di cui abbiamo bisogno a livello sociologico è un mutamento di mentalità, quindi lasciar correre i pregiudizi, i preconcetti, le sovrastrutture culturali contro la donna, ma far proprio il rispetto, ecco, il Chiara, rispetto. infatti, scusami. No, perché nel frattempo tu parlavi e noi venivano in mente tante di quelle domande, ma tu sei praticamente, cioè proprio Niente, una macchinetta. Allora, Chiara, tu facevi riferimento alla, diciamo, un po' all'identikit del narcisista patologico, no? Dobbiamo dirlo subito, sono molto bravi a nascondersi, no? A camuffarsi. Quindi probabilmente quando poi ci si accorge della vera personalità, ormai è troppo tardi perché ormai o si è coinvolti sentimentalmente, insomma ci si è dentro. Ma io mi chiedo,
al di là del fatto che sicuramente avrai dato tu dei consigli o comunque delle dritte per riconoscerli, come mai è da qualche anno che si parla molto di narcisismo patologico? Cioè, è una cosa che è emersa da poco, c'è sempre stata ma non se ne conosceva l'esistenza, abbiamo dato un nome a un disturbo che non è solo maschile, ricordiamocelo, no, perché anche le donne soffrono di narcisismo patologico. Dimmi tu. Sì, beh, direi che ci sia sempre stato, ma mai come in questi ultimi anni. Gli specialisti di tutto il mondo, in particolare quelli americani, sono andati a indagare questo fenomeno proprio per dare un volto anche al persecutore. Perché? Perché spesso si tratta anche di un uomo di ottima estrazione sociale, con una buona posizione lavorativa, inizialmente gentilissimo, ma cosa ci fa pensare che qualcosa non va? Il fatto che quest'uomo voglia, ad esempio, costruire immediatamente una relazione strettissima, che quest'uomo non lasci spazio alla donna, non niente amici, si nasconde dietro alla gelosia, ma in realtà c'è questa voglia di controllare tutto. Sì. Quindi io dico sempre alle ragazze giovani che ognuno deve mantenere i propri amici, amiche all'interno di una coppia, di diffidare di chi chiede di rinunciare a tutto, di chi chiede di dare il proprio cellulare in visione, di chi vuole allontanare dalla famiglia. Anche perché poi gli amici sono il nostro specchio in qualche modo, esatto, no? Quindi esatto. Quella è una mossa, perché isolandoti sei più sei facile, una preda facile da manipolare, sei ovviamente. Una preda facile. Sì. Esatto, e poi ecco, hanno questa gentilezza, anche regali, fiori e quant'altro, quindi spesso le donne si lasciano ci cascano. Diciamo che ci cascano alla grande. Sandra, sei riuscita a risolvere il problema? Mamma mia, mi sentite? No! Sempre pianissimo. Ti facciamo richiamare, va benissimo, ok, perfetto. Rientriamo nuovamente in studio. Emilia, il diario di Turi numero 2. C'è il Turi che sicuramente ti starà guardando, sente la tua voce. Turi che a dire suo è pestifero, no? È un cane impegnativo, diciamo impegnativo, cioè ha il suo carattere, ecco, insomma, non è un cane facile. No, ma neanche la padrona è facile. Ah, vabbè, ma guarda, cioè, non è vero. No, però lo dicono in genere, no? Che i cani in qualche assomigliano modo assomigliano un po' ai padroni. Quindi vedi tu, non lo so. Cioè, qua. Allora, io, non so io invece la mia domanda è un'altra, a proposito, per chi ha i cani come me, ha cani, gatti e cose varie. Secondo te l'Italia, la Sicilia è pronta ad avere, quando per esempio si sposta per un viaggio, ti sposti per un viaggio e ti devi portare Turi perché non lo vuoi lasciare una pensione, secondo te le strutture ricettive che ci sono in Sicilia sono pronte a ricevere gli animali oppure no? Devo dire che strutture ricettive in Sicilia non ce ne sono moltissime. Alcune sono pronte a riceverle, ma ci sono molte persone invece che lo fanno proprio per lavoro, i dog sitter. Certo. E io alcuni li conosco che sono invece molto bravi, molto attenti, il cane vive come se vive a casa propria, quindi, però ancora secondo me noi in Sicilia non abbiamo questa mentalità. Anche perché non c'è l'idea proprio di una struttura di pensione, non c'è un'idea di parchi attrezzati in un certo modo, non abbiamo questo tipo di concezione. Per noi sì, l'animale ce l'abbiamo a casa, però tutto quello che concerne una vita migliore per l'animale, quindi un posto dove portarlo a correre, che sia gradevole, che sia pulito, lo sgambamento, lo sgambatoio classico, insomma, quelli che ci sono da noi lasciano un po' a desiderare. Pochino. Sì, anche perché il comune non se ne prende carico, i privati per quanto possono fare, però insomma non è facilissimo, quindi secondo me ancora in Sicilia proprio pronti non siamo a questo tipo di atteggiamento verso gli animali. Insomma. E quindi tu Turi dove lo porti?
Allora, io Turi lo porto innanzitutto al lavoro, perché ho questa grande possibilità che mi permetto di portarlo al lavoro. E poi lo porto ovunque, lo porto all'estetista, lo porto al parrucchiere, lo porto in giro con Turi me. Con la ceretta però no, no, Turi con la ceretta facci l'aperitivo, insomma, noi viviamo insieme. E poi sì, ogni tanto usciamo a passeggio, spesso andiamo alla Villa Bellini, che è tutto sommato un posto verde, quindi è molto piacevole passeggiare. Quindi, insomma, lui vive un po' come vivo io, insomma, non vive da cane, devo dire. Sono io forse che faccio la sua vita, ma lui non vive da cane, assolutamente. Allora, Turi tra l'altro ha una faccia proprio da bulldog francese, così simpatico, così, però dice attenzione perché se premi qualcosa di sbagliato sei pronto a... È detto il boss. Esattamente, è il boss. Ritornando nuovamente alla nostra Sissi. Allora, con questa terra, innanzitutto come nasce il titolo Terra? Terra nasce, mi ricollego al discorso della biologia, perché certo. Una volta stavo studiando biologia dello sviluppo, sì. Che è una materia che ti spiega come da una singola cellula, da un singolo atomo, si diventa organismi viventi. Certo. E rimasi veramente stupita dalla precisione con cui tutto avviene, no? E se pensiamo che una cellula è fatta di atomi, che noi li vediamo in un certo modo nel libro, ma in realtà non sono altro che un agglomerato di energia, vedere come tutto si muoveva alla perfezione proprio millimetrica, anzi ancora di meno, perché veramente mi ha lasciato a bocca aperta. Tu sei sì. Un agglomerato di energia, diciamo, no? Probabilmente anche tu però. La tua musica è espressione di questo. La tua musica, insomma, spazia un po' anche in questo disco, no? Da suoni, da jazz, il jazz, come dici jazz, come non so, non la pronuncio mai bene, è jazz? Jazz. Così, ok. Dal jazz, invece... dalla musica africana, sudamericana, quindi con dei ritmi particolari. E poi sei ritornata un po' alle origini, no? È ho letto questo. Un po' la storia del ballerino di flamenco, o cos'era? Sì, il boss senso... del flamenco che ha fatto, diciamo, un po' un'audizione e tu che ti piace insomma improvvisare, hai cantato una nostra canzone che ovviamente insomma quella è una canzone che fa rabbrividire. Sono d'accordo. Rabbrividire, perché veramente è così. Viene la pelle d'oca. Poi sia. Ovviamente se una la interpreta come la interpreti tu. E quindi lui è rimasto estasiato da questo tuo cantare in dialetto, no? In siciliano. Sì. E sei ritornata un po' alle origini, no? Ti senti un po' a casa quando sì, canti? Sì, in realtà quando sono andata in America non avrei mai immaginato che avrei poi cantato in siciliano. Sono andata lì per studiare jazz, cantavo in inglese, la musica afroamericana, eccetera, eccetera. Poi ci fu questo episodio insieme a altri due episodi, sempre con personaggi importanti della scena musicale, che mi chiesero di cantare pezzi tradizionali siciliani. E da lì cantai quelli, ma nel frattempo avevo un bagaglio di questa musica appunto afroamericana che stavo studiando. E quindi un bel giorno mi mise al pianoforte, iniziai a scrivere qualcosa, a comporre qualcosa, e in modo del tutto naturale, parole in siciliano, con l'armonia però jazz, con i suoni classici del jazz, si sono iniziate a mischiare insieme. E da lì c'è stato il click, no? Ok, questo. E in qualche modo tutto si è unito. E da lì ne è nato il primo disco, che è Intra Lumunnu, uscito nel 2013. E poi Terra, e man mano ho cercato di sviluppare questo modo di scrivere, di unire un po' il tutto. Certo, senti, ma com'è? Tu ci sono tre giorni che ti esibirai qui in Sicilia, che ricordiamo il 24 a Catania, il 25 a Palermo, il 26 mentre a Caltanissetta. Sì. Ma com'è esibirti nella tua terra? Che emozioni hai? In realtà ho aspettato questo momento per tanto tempo, quindi non vedo l'ora.
Per creare un poco di suspense ho perso la voce. Ecco, perché è giusto così. È chiaro, no? Certo. Scusami. Se no era troppo facile, no? Scusami. No, questa cosa è un po', cioè, un po' rauca. È l'effetto, è l'effetto. Secondo me può avere un senso. Perché sarà un concerto unico. Ecco. Perché così... Non c'è cioè, unico perché poi dopo la voce non c'è, cioè, ti finisce. No, spero no, di no. Quindi qualcuno dice che troppa emozione mi ha creato troppo stress. Questo problema. Io sono convinta che appena tu salirai sul palco, anche secondo magicamente... me. Senti, ma io voglio sentire con voi questa insonna e poi lo commentiamo subito dopo. Vediamo okay. un poco. Vediamo se dalla regia mandano il video. Meraviglia, guarda, ero ipnotizzata da questa, da questa musica, veramente. Mi ricorda qualcosa, sai, della sua, come si chiama, quella passione, quel pathos, non so, c'è qualcosa che mi suscita emozioni, quindi sicuramente sei riuscita a centrare il punto, veramente bellissimo. Considerato che era una ninna nanna per sì, figlio, quella è stata, diciamo, un sonno dedicato a lui dal cuore, no? Assolutamente. Vabbè. Ma mi piace il tuo modo di usare la tua voce come strumento, no? Cioè come se tu la modellassi a tuo piacimento con alti e bassi. Devo dire emozionante davvero, brava. Molto bella. Grazie. Sandra, sei riuscita? Mi sentite? Oh! Allora, qua ovazione, un'ovazione proprio. Allora, Sandra, ritornando nuovamente al nostro discorso. Esattamente. Spiegaci nuovamente cos'è la mindfulness compassionevole. Ok.
Allora, la mindfulness avevamo detto che è prestare attenzione non giudicante nel qui e adesso, sì? Attenzione ai nostri pensieri, sensazioni fisiche, emozioni, sì? E quello che manca alla mindfulness, e questo lo dice pure la ricerca, è una forma di addolcire a volte l'impatto di trovarsi uno stesso, perché per esempio quando c'è un trauma è molto difficile vivere nel proprio corpo. Un corpo traumatizzato è un corpo che non sa vivere in se stesso. Respirare già fa male perché ti trasporta a un passato amaro, un passato pericoloso. Allora solo la consapevolezza è troppo poco. Dobbiamo essere collegati con la umanità nella nostra sofferenza per sentirci parte di un collettivo, di una cosa più grande, e non sentirci soli con il nostro destino, con quello che noi viviamo. E questa è la compassione. Dalla parte della ricerca della neuroscienza, la compassione ha tre pilari. Uno è la consapevolezza, la mindfulness, e l'altra una cosa che si chiama umanità condivisa. Quando io ho sofferenza, quando c'è la malattia, quando c'è la delusione, la invidia, la vergogna, dire io adesso sto sentendo questo ed è un'emozione umana. E non si tratta di essere sopraindulgente con uno stesso, si tratta di dire questo che io sto sentendo mi fa parte della umanità, e da questa tranquillità, da questo potere di sentirsi accompagnato, uno prende forza per cambiare qualche cosa. Noi non possiamo cambiare condannandoci, noi possiamo cambiare sentendoci sostenuti da un collettivo, della nostra natura umana che mi collega con te, che mi collega con tutti gli altri, perché ce ne sono due emozioni che sono molto tossiche, la vergogna e la colpa. Sì, allora questa vergogna e la colpa, quando va fuori controllo, ci blocca e non ci permette vedere pure il buono e il bello della vita. E in questi primi di aprile saremmo lavoreremo con pazienti oncologici, e qui è una grande sfida perché dobbiamo partire di una situazione molto difficile, di sofferenza, di grande sofferenza, e trovare una forma di collegarli al momento presente, che è una cosa che abbiamo tutti insieme. Tu, io o chiunque ha solo adesso, sia che tu sei ammalata o non ammalata, solo hai adesso. Sandra, scusami, sì. Ma in questo modello, diciamo, no? È importante la meditazione? Fate meditazione voi? Come funziona? Cioè è un discorso che fate a livello collettivo oppure è una meditazione personale? Come funziona? Perché è un insieme, no? Bisogna curare sia la mente ma anche il cuore, è il nostro corpo, ingloba entrambe le cose, e quindi bisogna procedere insieme, no? Questa domanda è molto interessante che mi fai. Io stavo leggendo la ricerca attorno alla mindfulness compassionevole con pazienti oncologici, e una cosa molto interessante è che quando tu fai questa pratica da sola, la sensazione di sentirti collegata attraverso la natura umana col resto del mondo ti fa sentire accompagnata anche se sei da sola. Allora, tornando alla tua domanda, è una cosa che inizi tu. Tu sei la scintilla che inizia questo, sì? Tu scopri l'universo collegato che hai con gli altri attraverso quello che potremmo dire che è meditazione, perché è... Cos'è la meditazione? La meditazione è un atto di attenzione a... la trascendentale è un'altra cosa, ma la mindfulness viene da questa tradizione dell'Asia antica, e non solo dell'Asia, pure altre culture hanno questi stati di attenzione focalizzata al qui, all'adesso e non giudicante.
è una cosa che ci collega con la unica, con l'unico risorse che abbiamo. Allora, tu da sola presti attenzione a chi sei in questo momento come l'unico bagaglio che hai. E scopri la ricchezza e il potenziale di non andare a un futuro che non conosci e a un passato che non puoi cambiare più. Allora, due imprese impossibili e ti mette nello spazio dell'unico che è possibile e questo ti dà un grande potere. Adesso Adesso. concentrarsi su se stessi e non essere e non giudicare, non avere la Non colpa, giudicare. non avere colpe e non vergogna di nulla. No, sentire la tua colpa, sentire la tua vergogna e dire sì, questo lo sto sentendo, questo lo sto abbracciando, questo lo sto accettando e nel momento che tu non lotti più con quello che sei, con quella che sei, fai pace con la tua natura e da lì puoi avere un salto qualitativo a una vita migliore. La vita migliore non viene dalla condanna. Viene dall'accettazione, è questo che chiamiamo umiltà. Umiltà non è abbassarsi, umiltà è dire è com'è. E da questo Sono potere dell'adesso, d'accordo, sono d'accordo su questo. più che altro mi accetto Mi così accetto come così come sono. sono. Sono d'accordo con te, Sandra. Ricordiamo l'appuntamento che avrai qui in Sicilia il 7 e l'8 aprile. Senti, ma per Esattamente. partecipare a questo convegno che farai, c'è un modulo, come si fa a iscriversi? E questo non è nella mia sapienza, sì, Sì. però questo lo fa la IOM, sì, Ok. l'Istituto Oncologico del Mediterraneo, Ok. è SOS Donna, SOS Donna, che è un'organizzazione meravigliosa che aiuta alle donne a curarsi, a farsi questa è la prevenzione del cancro del seno, eppure il Certo. trattamento. E come conosco questa organizzazione, dove Isabella Fisichella, che è quella che mi ha contattata, mentre per esempio quando si tratta dei pazienti oncologici, mentre fanno la chimioterapia, stanno facendo terapia di arte, stanno rilassando il suo corpo. Così le forze non si vanno alla tristezza, all'disperazione 100%, se vanno a una direzione di guarimento. Di Ok, guarigione, di guarigione. grazie Sandra. Ok, grazie Sandra. Chiara, scusami, ma Sì. io mi chiedevo, hai scritto due libri che hai pubblicato a marzo, ma in quanto tempo li hai scritti? Cioè, hai fatto anche delle ricerche, hai fatto, insomma, no, non erano dei libri semplici da. No, no, no. Avevo iniziato un anno prima in realtà, un anno prima e beh, intanto faccio i complimenti a tutte le ospiti Grazie. perché l'arte è donna, la consapevolezza è donna e quindi vedo delle donne realizzate senza colpe, senza sensi di colpa e di solito Decisamente. No, tutti. ancora ci stiamo Ancora. lavorando, Chiara, ci stiamo lavorando, Ci purtroppo. accettiamo, ci Purtroppo ci stiamo. accettiamo, ci accettiamo. Ecco. Volevo anche dire a proposito degli animali che ho letto. Giusto la settimana scorsa che a Enna è sorta la prima clinica gratuita per animali, quindi la prima in Italia e questo fatto è molto importante Sì, perché anche qui d'accordo, a bellissimo. nord quando abbiamo bisogno di far curare un animale, io ho un gatto e spendiamo tantissimi soldi per le È vero. cliniche private, quindi è giusto che anche gli animali possano godere delle cure, perché se una persona non ha i soldi per curarla, va a finire che rinuncia all'animale. È verissimo. E ecco, e questo sia fondamentale. Quindi viva la Sicilia, che è stata la prima. Ecco, tornando ai miei libri, effettuando le ricerche per scrivere Libere dall'inferno, mi sono resa conto, leggendo molte indagini americane, che a volte
persone, uomini con disturbo bipolare commettono dei reati quali appunto la violenza contro le donne, ma anche contro i bambini. Sono stata inserita da un'amica che soffre di questo disturbo in un gruppo e parecchie persone hanno accettato di rilasciarmi delle testimonianze. Alcune le ho intervistate, altre ho chiesto se preferissero rilasciare una dichiarazione libera, come dire, una relazione libera del loro modo di essere, del loro stato. E è emerso molto materiale e perciò ho pensato che fosse giusto fare un libro a parte, anche proprio su loro richiesta, perché mi hanno chiesto di sensibilizzare la società nei confronti del loro disturbo. In genere il disturbo bipolare è di tipo 1 più grave, di tipo 2 meno grave, ma in entrambi i casi ci sono degli sbalzi d'umore fortissimi. È a base sia genetica che ambientale e c'è proprio la testimonianza di un signore che ha spiegato di essere stato in carcere per aver commesso reati proprio contro la donna. Purtroppo, Chiara, ti devo dire che questo tipo di patologia, chiamiamo così, oggi è molto diffusa sicuramente per delle, diciamo, dei mali che ci sono nella società che hanno fatto sviluppare nelle persone più sensibili o comunque, come hai detto tu, per una questione genetica, delle problematiche. E quindi sicuramente è come dici tu. Purtroppo succede perché hanno degli sbalzi di umore, è molto oscillante. Come malattia, viene tenuta sotto controllo con i farmaci, ma insomma, oggi purtroppo la società è una società malata, diciamo così, fra virgolette. E noi cerchiamo con la nostra trasmissione, Chiara, anche con il vostro aiuto, di portare una luce a tutte quelle persone che hanno di bisogno di avere conoscenza, informazione e un po' di, insomma, di benessere per mentale e del cuore. Se permetti, vorrei sottolineare il discorso della diagnosi precoce, perché spesso queste persone ricevono la diagnosi anche dopo 10 anni, dopo aver perigrenato da uno studio medico all'altro, e questo è molto grave perché riuscendo a effettuare una diagnosi precoce subito si riesce ad aiutare queste persone ad avere una vita piuttosto normale, perché si tratta poi che lo psichiatra riesca a individuare la cura adatta e anche il quantitativo di farmaco, eccetera. Sono Quindi d'accordo. i clinici dovrebbero riuscire non a diagnosticare le persone in seguito a un TSO, a un ricovero coatto dopo atti gravi, ma prima. Lo so, però come ho detto prima è una malattia piuttosto difficile da individuare. Ora chiaramente gli studi sono andati avanti e ci sono più facilità, cioè ci sono degli indicatori che permettono ai medici e ai clinici di capire qual è la malattia. Però chiaramente essendo una malattia che è emersa nell'ultimo tempo, cioè prima non si parlava di bipolarismo, cioè è qualcosa che è uscita fuori questa malattia ultimamente, non so se mi spiego. No, dicevo che è importante questo, ma molto più importante è riuscire anche, cioè, ad avere una consapevolezza, no, del proprio disagio. Molto spesso Non non si ci ha. arriva, cioè non, Infatti, anche quindi accettarsi. O non ecco, si rifiuta magari. o si rifiuta, ecco, la consapevolezza direi che è il primo passo verso la guarigione, ecco, Sono d'accordo. o comunque verso Scusate, la sì, gestione. siccome siamo una televisione, non ho visto l'orario, dovremmo andare in pubblicità. Vediamo se dalla regia mi mandano la pubblicità. Ci vediamo subito dopo. Quanto valgono i tuoi diritti? Quanto vale la tua libertà? La tua sicurezza? Quanto vale il tuo benessere? La tua serenità? Quanto vale il tuo futuro? Noi possiamo dirti quanto ti costa saperne di più. Solo 50 centesimi in edicola e a 99 euro in abbonamento cartaceo, digitale e archivio. Fai una scelta di valore. Leggi il quotidiano di Sicilia.
come nuovo, più del nuovo. La carrozzeria Puglisi e Aiello è il centro benessere della tua auto. Ti offre una cura di bellezza straordinaria per tutte le autovetture ed è officina autorizzata Lancia, Opel e Hyundai. Specializzata nel lifting dei modelli Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mercedes e Porsche. La carrozzeria Puglisi e Aiello assicura riparazioni speciali per i danni da grandine ed altri agenti atmosferici. Tutti i nostri interventi sono coperti da garanzia. Rivolgiti a noi anche per la meccanica e la gestione delle pratiche assicurative. Possibilità di soccorso stradale ed auto di cortesia. Ci trovi a San Gregorio in via Catira 20A, sul viale Europa a due passi dalla tangenziale. Infoline 095 52 42 70. Carrozzeria Puglisi e Aiello. Come nuovo, più del nuovo. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Con la testa. Siamo nuovamente in studio, per chi si fosse collegato adesso sul canale 819 del Digitale Terrestre, abbiamo qui in studio Emilia Mignemi, abbiamo la nostra Sissi Castrogiovanni, abbiamo Sandra Velasquez che ci ha lasciato per impegni istituzionali, diciamo così, e Chiara Vergani. Scusami Enzo. Vi siete ricordati di me? Ecco, Enzo ed Enzo cosa dicono del bipolarismo? Enzo, il mio bipolarismo è qua. Ecco, tartaruga, benissimo. Cioè in che senso? Io ho la tartaruga tripolare. Ah, tripolare, ecco, non c'è più il bipolare, ma il tripolare, ho capito. Perché guardi in avanti, guarda a destra e guarda a sinistra. Ecco. E non si guarda indietro. Ecco. Puoi guardarci invece, guarda noi, ecco, bravo, così. Ecco. Non vi vedo. Non ci credo che non ci vedi. No, vi voglio vedere. Ah, ecco. Voglio sentire la musica. Ah, ecco, la musica. Vuoi sentire la musica? La musica. La musica. Va benissimo, sentiremo la musica. Anche perché sono 7:20, perciò quando lo dobbiamo sentire la musica. Ah, ecco, benissimo. Cioè, insomma, ci sta chiedendo a gran voce. Cioè, hai capito? Dire, a gran voce. Datevi la mossa. Ecco, senti, ma una... Ogni qualvolta tu parli a tuo figlio, penso che tuo figlio viva con te negli Stati Uniti. Sì, certo. Ci parli in inglese? No. Ecco. No, no. È bilingue. Trilingue. Madonna, che cosa bellissima. Cioè, quando lo devi rimproverare, in che lingua lo rimproveri? In siciliano. Ecco, là ti volevo. Bellissimo. E invece quando lo devi coccolare? Ma quando lo devo coccolare in qualunque lingua, nel senso, no, beh, io parlo, gli parlo in italiano, a casa parliamo in inglese, certo. Qui quest'anno ha avuto la possibilità di stare molto con i nonni, quindi si è proprio sforzato di parlare italiano e adesso dice delle cose divertentissime. Me ne immagino, un mix. Esatto. E il padre poi parla spagnolo e quindi lui capisce anche lo spagnolo. Ah, vabbè, ma bellissima questa cosa. Che meraviglia, guarda. Senti, ma tra queste discussioni o meno, vediamo, ascoltiamo un'altra sua canzone, così tanto per dire, cioè, vediamo se dalla regia... Così facciamo contento Enzo. Prezzemolino biondino. Ecco, questo, bellissimo. Anche a me. Mi sembra di conoscerlo, anche quel portone. Avevi sempre ragioni, a panza avevi ragioni, quando ti dici cose che non sai capire, ma che fanno bene. Qui ora, no? Quando batti lo cuore e ti lascia senza fiato. Quando senti da scossa, da dare una mossa, chi da scelta giusta. Magari se ti scanti, se conti lamenti, se ti pare sciana, ti pare lontana, scuota da campana. Avi sempre ragioni, tu fuoco avi ragioni. Quando sa tu marincia, tira una sostanza e ti fa cantare.
Guarda, io ero innanzitutto bellissimo il video, la canzone è spettacolare, a panza un po' di meno, però cioè ma ti voglio dire, innanzitutto mi piace moltissimo perché metti dei colori che sono legati alla terra, alla nostra terra, il sole, il rosso, il mare, insomma c'è tutto quello che è meraviglioso, musica bellissima, canzone stupenda, insomma sono tutti colori di passione, no? Sì. Come la nostra terra, no? Giallo, questo giallo intenso, questo rosso, rosso e bianco. Insomma, tu stai cantando non solo in dialetto, ma è un inno all'amore per la tua terra, secondo me. Sì. Assolutamente. Anche nel senso che da cantante, da musicisti, da artisti in generale, più siamo veri con noi stessi, penso, più riusciamo a trasmettere. Ah, infatti. E quindi tutto quello che avete visto in qualche modo è parte di me, quindi lo porto. In un'intervista che hai rilasciato hai fatto una dichiarazione che mi ha colpito particolarmente. Aiuto, detto. Non è importante tanto l'idioma con cui si canta, ma è la musica. La musica che dà forma alle emozioni. Sì. Questa cosa mi ha colpito particolarmente perché non è da tutti. Molte volte ci sono degli artisti che per facilità, diciamo così, prendono delle strade più semplici. Tu invece hai scelto una strada che ti rappresenta al 100%. Sì. Allora, in realtà sono partita da un principio. E il principio è che quante volte, quando ero ragazzina e non avevo idea dell'inglese, non parlavo inglese, e molti magari non parlano inglese, però ascoltiamo le canzoni e ci viene da piangere, oppure siamo assolutamente felici, le cantiamo, non abbiamo idea di che cosa stiano dicendo, eppure ci toccano in qualche modo. La stessa cosa capita al contrario, penso che la musica abbia un linguaggio a sé, al di là della lingua. È universale, infatti. Sì. E devo dire che il commento che mi arriva spesso all'estero, dove chiaramente nessuno capisce cosa sto dicendo, è proprio questo, non ho idea di cosa dici, però mi arriva, quindi quello è l'importante. Infatti. Senti, arriva. Ma arriva. Non so se arriva, lei tra l'altro è anche docente, cioè sì. cosa insegni? Cioè, certo, l'occhialino. No. Cioè tu con l'occhialino vai là e... Cosa insegni? Insegno canto jazz, insegno come si sta sul palco, come si ha a che fare con una band, tecnica vocale, repertorio. C'è una scuola là, tipo saranno famosi, capito? Sì, no, che io, cioè, quando ero ragazzina, bambina. Era il mio sogno. Lo so. Capito? E lei è là. E poi sicuramente avrai a che fare sicuramente con. Con tanti talenti, no? Assolutamente, probabilmente. È bellissimo perché intanto un grande stimolo sia all'epoca come studentessa, oggi come insegnante, ed è un continuo dare e ricevere. Quindi si impara, anche se sono docente, in realtà imparo tantissimo anche da loro. E poi sono studenti da tutte le parti del mondo. Quindi bellissimo. Si impara tantissimo bene. Delle altre culture, degli altri suoni, delle altre musiche, delle altre culture proprio in generale, no? Perché poi la musica rappresenta also, ecco, vedi, ecco. Inizia col crociato, no? Also! La musica poi rappresenta anche la nostra cultura, no? Quindi certo. Si impara veramente tanto. È bellissimo perché veramente è una cosa, cioè è un'esperienza è uno scambio da privilegiati, sì. che non è facile fare. Tra l'altro loro, cioè lei e comunque tutta la sua famiglia, cioè è una famiglia comunque di artisti, no? Sì. Cioè, suo cugino Puccio. Che è dei Lautari, insomma. L'abbiamo avuto ospite qualche settimana fa. Puccio, tra l'altro, c'è nel disco e ci sarà all'ABC. Ah, ecco. Super special guest. Quindi, sì. Cioè, quindi
immagino loro quando fate le riunioni di famiglia, no? Allora, intanto siamo tanti, proprio tra cugini, fratelli, proprio siamo tanti. Qualcuno canta, qualcuno suona, qualcuno balla, ci sono anche quelli che ballano? Ci sono anche quelli che ballano, ci sono quelli che raccontano le barzellette. Anche. Mio padre suona il pianoforte, mio zio suona, i miei cugini, insomma tutto. Insomma, c'è tutto. Allora, diamo appuntamento a chi ci sta seguendo da casa, che giorno 24 sarà a Catania al Teatro ABC, giorno 25 sarà a Palermo, mentre giorno 26 a Caltanissetta. Sì. Ascoltate, acquistate il disco perché è bellissimo, come avete visto, mentre si chiama Terra, benissimo, ecco, scusami, mentre per chi volesse comprare il diario di Turi 2, ricordiamo che il ricavato sarà devoluto in beneficenza, basta contattare sui social Emilia Mignemi, che vi darà tutte le informazioni. A Catania è reperibile pure in due punti, ricordo. Animal Breeding in via Oberdan e Cucina dei Cani in via Umberto 336 e 338. Amiamo gli animali e non li abbandoniamo, soprattutto. Mentre, Chiara, chi volesse acquistare i tuoi libri, dove li può acquistare? Sì, libere dall'inferno e Bipolari in bilico possono essere ordinati in qualsiasi libreria e si trovano in tutti gli store online, quindi Amazon, Mondadori, eccetera. Per chi è abbonato a Kindle, Bipolari in bilico in ebook è anche gratuito, e altrimenti a 2,99 euro, quindi trovate tutto quello che serve. Va bene, grazie. Prezzemolino, scusami, ultima battuta per te. Abbiamo finito. Grazie. Non ho capito. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Va bene, ok. Complimenti all'editore comunque. Ecco, benissimo. Ah, sì. Ho capito. Bene, bene, va bene, grazie. Innanzitutto io vi devo ringraziare a chi ci ha seguito da casa, grazie a coloro i quali ci permettono ogni martedì di andare in onda, quindi al nostro Gaetano Ligreggi, al nostro Gianluigi Caruso, al nostro Fabio Consoli. Un grazie particolare va a Stefano Denchice, che ci segnala sempre i suoi artisti, il collega che segue appunto l'ufficio stampa della nostra Sissi. Grazie, un bacio grande, ti vogliamo anche qua a Catania. E grazie alla nostra Chiara, grazie, grazie a voi, a Enzo, e noi ci vediamo martedì. Grazie alle nostre ospiti, grazie a voi. Grazie a voi, alla nostra figlia che ci sopporta e ci supporta come sempre. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo ore 18:30, tantissimi ospiti la prossima volta, e speriamo insomma che vada tutto per il verso giusto. Ciao, alla prossima, ciao, ciao. Wonder Woman! Wonder Woman! Wonder Woman!